L'idea di realizzare un album tributo ai Doors è nata a Parigi un paio d'anni fa. Poi la stessa idea è maturata ed è stata realizzata nella mia città, in Italia, a Benevento. Due forti punti interrogativi: seguire un'idea da cover oppure realizzare un album completamente lontano dai brani di Dorsey che riguardasse solo il messaggio di Jim Morrison e compagni. Una cover per i miei amici, Piero, Carlo, con i quali da piccolino ascoltavo i Doors, oppure un'idea più larga e più ampia, quindi individuare il messaggio musicale e artistico dei Doors e rivisitarlo alla mia maniera. Alla fine però ritengo di aver percorso entrambe le vie. La parte iniziale è stata abbastanza complessa, nel senso che era difficile inquadrare e definire i brani poi da riarrangiare, da elaborare e da registrare. I Doors sono la mia band preferita in assoluto, insomma, grazie a Jim Morrison che ho cominciato ad ascoltare musica. Vari brani, alla fine ne abbiamo scelti 10. Questo percorso è stato fatto insieme a un grandissimo musicista e compagno di viaggio per quanto riguarda questo disco, che si chiama Dario Miranda, anche lui è di Benevento. Alla batteria ho avuto il piacere di incontrare la mascotte della band, perché è il più giovane, Emanuele Tomasi, Lele Tomasi. E alla chitarra Antonio Iasevoli viveva a Benevento quando ero piccolino, io ancora non suonavo e andavo a vederlo al centro sociale o nei luoghi dove si elaborava musica negli anni 90. Poi è diventato tutto più semplice. Quando ho cominciato a fare delle prove con loro, quindi con la band, la musica è venuta fuori, alla fine diciamo che ha deciso lei che tipo di percorso intraprendere e noi l'abbiamo seguita. Sì, in realtà sono varie le citazioni dei Doors al jazz. Ray Manzarek amava il blues, amava Monk e altri pianisti di jazz. Infatti in molti brani dei Doors ci sono citazioni quali il riff di basso di Stu Watt oppure qualche brano di Thelonious. Però non è questo che mi ha spinto a fare un tributo ai Doors. Infatti non so se il mio album è un album jazz, ritengo, se proprio dobbiamo etichettarlo, sia più vicino all'ambiente rock. Poi dire cos'è jazz e cos'è rock oggi è difficile, insomma, a mio avviso il jazz è sempre più jazz se c'è improvvisazione. E quest'album è molto scritto, abbiamo dovuto fare molte prove, quindi ci siamo comportati proprio come una band rock.
gli ospiti sono tre. Sono tre voci. C'è la grandissima Petra Magoni e una strepitosa Carolina Bubbico. Carolina ha suonato, ha interpretato Indian Summer, Petra Queen of the Highway, e poi c'è una, a mio avviso, bella interpretazione di Red Mistone con Rodolfo Burgi. È un album rock, sì, secondo me è decisamente un album rock.